Salve ragazzi, bentornati con Walking Dead. Ebbene sì, riprendiamo a parlare di Walking Dead. Questa volta però iniziamo a parlare per la prima volta di The Walking Dead 9, dato che pochi giorni fa sono iniziate le riprese di questa nuova stagione e abbiamo avuto già la fortuna di poter vedere alcune immagini direttamente dal set. Ora, probabilmente sono foto che avrete già visto, però diciamo, voglio vederle insieme a voi per parlarne un po', per vedere un po' cosa potrebbe accadere in questa nuova stagione. E in più vi farò anche vedere un piccolo video sempre del backstage che probabilmente non avranno ancora visto tutti. E quindi, detto questo, io direi di iniziare subito con la prima immagine. Allora, la prima immagine è questa che state vedendo in questo momento. È già molto particolare perché vediamo alcuni protagonisti di The Walking Dead a cavallo. Porca miseria, ragazzi, ma da quanto tempo è che non vediamo i cavalli in The Walking Dead? Secondo me circa dalla prima, seconda stagione, sicuramente. E li vediamo a cavallo, ragazzi. Cosa volete che vi dica? È già strano così, perché sinceramente non mi aspettavo un ritorno del cavallo, insomma, perché ormai l'Apocalisse sembrava aver, diciamo, distrutto anche gli animali. E invece qui, ragazzi, ne vediamo anche parecchi. Un cavallo quasi per ogni personaggio. Quindi, cosa sta succedendo? Perché ci sono tutti questi cavalli? Andando avanti, vediamo Daryl su un motocross, non sulla solita moto che abbiamo imparato a vedere di solito, ma un motocross. Vabbè, questa diciamo che è un'immagine un po' così, non è che ci dica tanto. Il personaggio è rimasto pressoché lo stesso. Non mi sembra che abbia il suo gilet del solito. Non mi sembra che abbia il suo solito gilet. Vabbè, chissà, forse Daryl in questa stagione si è lavato. Ricordiamoci che The Walking Dead 9 dovrà essere come si dice? Una rinascita della serie TV. Quindi magari si è anche lavato proprio per questo evento incredibile. Andiamo avanti. Oh cazzo, qua un'immagine veramente strana, stranissima, perché vediamo Jadis con i capelli lunghi, diciamo ha cambiato look, ma come anche un po' Padre Gabriel che in questa immagine è al suo fianco, in questa carrozzella trainata dai cavalli. E devo essere sincero, io sto notando un po' una, come dire, non so, sembra quasi di vedere il Medioevo, porca miseria, tutti sti cavalli, ste carrozze, ma che è? Ma che sta succedendo? Cioè, effettivamente già da queste foto possiamo iniziare a notare un cambiamento. Ma ragazzi, avete notato che Padre Gabriel non ha un occhio? O meglio, sembra avercelo, ma sembra quasi che si veda solo la parte bianca dell'occhio, quindi, cioè, non si vede la pupilla, insomma, non si vede effettivamente l'occhio. Quindi cosa cazzo è successo? Cioè, queste immagini già fanno veramente incuriosire parecchio. Non vedo l'ora di sapere, di scoprire cosa potrà accadere in questa nuova stagione. Mi stanno veramente tentando queste immagini. Ma andiamo avanti. Oh, qui abbiamo un Rick Grimes con un look diverso. Effettivamente, ragazzi, i look lo stanno cambiando tutti, eh. Comunque sia, Rick Grimes, capelli corti, barbetta corta, insomma, un cambiamento per il personaggio che probabilmente è stato cambiato in questa maniera per avvicinarsi al fumetto, perché effettivamente il Rick del fumetto, arrivati a questo punto della storia, più o meno dopo la fine della guerra con Negan, effettivamente assume questo aspetto, capelli corti e barba corta. Quindi diciamo che questo cambiamento potrebbe essere legato al fumetto. Però effettivamente non mi piace, i capelli lunghi gli danno un'aria un po' più figa, diciamoci la verità. Andiamo avanti. Rick Grimes a cavallo insieme a Ezekiel, che in questa foto non ride, è un po' triste, è un po' incazzato. Però, vabbè, ormai i cavalli abbiamo capito che ci sono, andiamo ancora avanti. Michonne e Rick a cavallo. Ok, Rick ormai l'abbiamo visto, è già la terza foto che vediamo. Però Michonne, come potete vedere, apparentemente non ha fatto chissà quale cambiamento. Anzi, mi sembra sempre la stessa. Soliti capelli, solito abbigliamento con questa canotta. E per ora Michonne è rimasta apparentemente la stessa. Andiamo avanti. Ok, abbiamo un Daryl un po' così, un po' tamaro, che si sta fumando una sigaretta, probabilmente
Qui saranno fermi con le riprese, quindi boh, si starà prendendo un caffè, starà facendo una pausa, insomma. Questa è una foto che non riguarda proprio tantissimo Walking Dead, però ci sta perché, insomma, sono foto del set. Andando avanti, Carol a cavallo. Boh, non è che mi sembra diversa dal solito. Popofiera, si può dire Popofiera, la vedo abbastanza tenace in questa fotografia. Però niente di particolare. I cavalli abbiamo capito che ci sono. Andiamo avanti con un'altra foto. Ok, qui abbiamo Michonne. Ma ne vogliamo vedere altre di foto, qualcosa di più particolare. Ok, qui vediamo un po' più da vicino Carol. Ha fatto anche lei un cambiamento a livello di capelli. Ha fatto un piccolo taglio. Anche lei, diciamo, si avvicina un po' anche alle prime stagioni. Perché comunque questo taglio ce l'aveva più o meno anche nelle prime stagioni con questi capelli corti. E anche lei mi sa che sta facendo pausa perché la vedo con un bicchiere in mano. E con un'arancia, cos'è quella cosa che è in mano? Mi sembra un'arancia. Ma andiamo avanti. Oh, Ezekiel che sorride, cazzo, lo volevamo vedere che sorrideva con questi occhiali proprio da, non so, da anni 80. Figo anche lui, che poi secondo me in questa stagione crepa perché, boh, ormai il personaggio, cioè, che importanza ha, boh, però vedremo, vedremo, andiamo avanti. Ok, ancora Rick, missione a cavallo, beh, qui abbiamo qualcosa di interessante. Allora, Maggie insieme a Enid, all'indiano che non mi ricordo mai il nome, e a quella ragazza di Oceanside. Ok, anche qui vediamo cavalli e carrozze e quindi ancora io ho questa idea che siamo, se sembra di stare nel Medioevo, non capisco perché non utilizzano le macchine, anche perché lì intorno macchine ce ne sono, quindi perché usano i cavalli? Cioè, boh, forse perché più non inquina l'ambiente, ma che cosa vi voglio dire? Oh, qui li abbiamo tutti insieme. Abbiamo Ezekiel, che anche in questa fotografia non sorride molto. Abbiamo un ragazzo che forse è un Salvatore, non lo so, un ragazzo che non ho mai visto. Poi vabbè, c'è quell'altro ragazzo che è di Salvatore, già lo conosciamo. Un altro ragazzo in fondo a destra con i capelli lunghi che non ho mai visto. Forse un altro Salvatore, boh, non lo so. Michonne e Rick. E poi in fondo, anzi al centro della fotografia, abbiamo Jesus con i capelli legati, mi sembra. Quindi lui forse nessun cambiamento a parte questi capelli legati, ma penso che ce li abbia sempre lunghi. Queste erano tutte le foto che sono riuscito a recuperare di The Walking Dead 9, ma in più adesso vi faccio vedere un video sul backstage di The Walking Dead 9. Allora, diciamo che è un video normale, nel senso che non vediamo nulla di particolare, vediamo praticamente Daryl che è su una moto che è. È seguito a cavallo da Rick e da Michonne ed altri personaggi. Però non succede niente di particolare. Hanno fatto questa ripresa. Poi abbiamo anche Padre Gabriel e Jadis che seguono a cavallo. E poi ci sono altre riprese in una chiesa, una cosa del genere. Forse non so, un edificio comunque. Non so che cavolo sia. Comunque. Questo è un video che sono riuscito a recuperare, una piccola chicca che forse non avete visto in molti. Stavo inoltre pensando che potrebbero aver fatto uno skip temporale, perché comunque diciamo che ci starebbe perché tra l'altro in questi mesi abbiamo visto che comunque l'attore di Negan ha la barba lunga, quindi forse il tempo sta effettivamente passando e quindi magari vediamo i personaggi cambiati che hanno, diciamo, cambiato vita. Quindi, secondo me, un salto temporale almeno, non so, di 3 anni, di più di meno, non lo so, fatemelo sapere voi, potrebbe esserci. Detto questo, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale Telegram che trovate in descrizione, lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. E noi, ragazzi, ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti!